Ciao a tutti! Oggi prepareremo il cuore di cioccolato. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, burro fuso, zucchero, cioccolato fondente fuso, sale, lievito, vanillina, uova con tuorli e albumi separati, pasta d'arancia o scorza d'arancia, per la glassa cioccolato fondente e burro. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la farfalla. Aggiungere gli albumi e il sale. Ed azionare il bimby per 5 minuti, 37 gradi, velocità 4 senza misurino. Gli albumi sono perfettamente montati. Mettere da parte in una ciotola capiente. Senza lavare il boccale e senza farfalla, mettere i tuorli e lo zucchero. Ed azionare il bimby per 5 minuti. 37 gradi, velocità 4 senza misurino. Aggiungere la farina, il cioccolato fondente fuso, il burro fuso, il lievito, la vanillina e la pasta d'arancia. Ed azionare il bimby per un minuto a velocità 5. Il composto è pronto, trasferire nella ciotola con gli albumi. Amalgamare con la spatola. Mi raccomando, il composto deve essere ben amalgamato. Versare in uno stampo a forma di cuore ben imburrato. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 40-50 minuti circa. Fare sempre la prova a stecchino. La torta è cotta, lasciare raffreddare completamente prima di rimuovere dallo stampo. Nel frattempo preparare la glassa. Mettere nel boccale il cioccolato fondente e lo facciamo tritare per 10 secondi a velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il burro. E sciogliere per 5 minuti, 50 gradi, velocità 3. Glassare la torta e lasciare solidificare il cioccolato. Cuore di cioccolato. Grazie. E alla prossima ricetta!